Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria. È tornato in aula questa mattina il processo Sanitopoli sulle mazzette nella sanità abruzzese. In corte d'appello questa mattina parola alle difese con le arringhe dei legali di Sabatino Araco, Antonio Boschetti e Luigi Conga. Ci dice di più nel servizio Daniela Braccani. È stata la giornata delle arringhe difensive dell'ex parlamentare di Forza Italia Sabatino Araco, dell'ex assessore regionale Antonio Boschetti e dell'ex manager dell'ASL di Chieti Luigi Conga, condannati nell'ambito del processo sulla Sanitopoli abruzzese, il presunto giro di mazzette tra politica e sanità, sia pubblica che privata, e per i quali è stata chiesta oggi l'assoluzione. Il processo nel 2008 fece cadere l'allora giunta regionale di centrosinistra guidata dall'ex ministro e presidente della commissione antimafia Ottaviano Del Turco, oggi presente in aula come ogni udienza in corte d'appello dell'Aquila. A lui il 22 luglio del 2013 il tribunale collegiale di Pescara inflisse la condanna più pesante, 9 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Il tribunale collegiale di Pescara ha condannato anche l'ex parlamentare Araco a 4 anni, l'ex manager dell'ASL di Chieti Conga a 9 anni e l'ex assessore regionale Boschetti a 4 anni di reclusione. A Conga, il 14 luglio del 2008, il giorno degli arresti, fu sequestrata la sua Porsche Cayenne insieme ad una valigetta con 113.000 euro in contanti, poi fotocopiati uno a uno dalla Guardia di Finanza per provare che quei soldi fossero in realtà una parte delle tangenti per 6 milioni di euro contestate a Conga. I legali difensori di Araco, Conga e Boschetti, nel loro appello chiedono l'assoluzione e sostengono che le dazioni di denaro non risultano supportate da alcuna prova diretta, diversa dalle dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Mariangelini, patron della clinica privata Villapini di Chieti, detto il grande accusatore, parte offesa e allo stesso tempo anche imputato nello stesso processo. Non esistono dunque atti e prove dirette delle dazioni, ma solo indizi dai quali la sentenza, continuano i legali, ha preteso di desumere elementi utili a riscontrare le dichiarazioni di Angelini circa le materiali dazioni di denaro. A presiedere la Corte d'Appello è il giudice Luigi Catelli. Sono 25 in totale le persone giudicate per accuse che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione, all'abuso, alla concussione, al falso, truffa, riciclaggio, per un presunto giro di tangenti di oltre 15 milioni di euro. Andiamo avanti con la pagina della cronaca e ci occupiamo adesso dell'omicidio di bomba, perché è in corso nell'obitorio dell'ospedale di Lanciano l'autopsia dell'anziana deceduta venerdì sera poche ore dopo essere arrivata nel nosocomio frentano in stato comatoso e con vaste ecchimosi sul corpo. L'esame autoptico disposto dalla procura di Lanciano per accertare le cause della morte di Eliana Grimov, 95 anni, è stato affidato al medico legale Pietro Falco. Il nipote della donna Emilio Teti è accusato dell'omicidio volontario della nonna e di maltrattamenti. E andiamo ancora avanti con un'altra notizia che questa volta arriva da San Salvo. Va in banca per depositare 30.000 euro, ma appena scesa dall'auto vicino all'ingresso dell'istituto di credito, due persone armate di pistola con casco e tuta da lavoro le strappano la borsa contenente il denaro. Lei reagisce e i due la malmenano. È accaduto, come detto, a San Salvo, davanti alla Banca Toscana in via Duca degli Abruzzi. Due poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti per le indagini di rito i carabinieri, al vaglio anche le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della banca. E parliamo ancora di una rapina, questa volta a Canosa Sannita. È accaduto domenica notte quando due malviventi incappucciati hanno sfondato con un carro attrezzi la vetrina della banca e hanno prelevato il bancomat della BCC Sangroteatina. Il servizio. Mi sono affacciato fuori dal terrazzo, pensavo che era un incidente stradale perché sentivo anche accelerare il motore. Invece poi quando mi sono affacciato ho visto che era un carro attrezzi che puntava in retromarcia il bancomat. Sono rimasti a mani vuote i rapinatori che attorno alle 2 della notte di domenica scorsa hanno assaltato la BCC Sangroteatina di Canosa Sannita.
Come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due rapinatori incappucciati, servendosi di un carro attrezzi per la rimozione delle autovetture, hanno agganciato il bancomat sradicandolo dalla parete. I forti rumori ovviamente hanno svegliato i residenti delle abitazioni vicine alla banca, che hanno immediatamente dato l'allarme cercando di bloccare i malviventi. I due rapinatori però hanno chiuso con un bastone di legno l'uscita di una casa adiacente all'istituto di credito e si sono dati alla fuga trascinando via la cassaforte. Nella concitazione del momento, urtando contro il marciapiede, il carro attrezzi è stato danneggiato ed ha lasciato sull'asfalto una lunga scia d'olio. Per questo motivo i malviventi sono riusciti a percorrere solo pochi chilometri e si sono fermati nella frazione di Moggio, dove hanno abbandonato il mezzo e il bancomat, al cui interno c'erano circa 3.000 euro recuperati dai carabinieri della stazione di Tollo. Questa è la seconda volta che accade qui in banca. La cosa più assurda è che noi come amministrazione comunale ci siamo già impegnati. Difatti già abbiamo un progetto per realizzare una videosorveglianza su tutto il territorio canusino, però purtroppo non lo possiamo portare avanti per un motivo ben preciso, ed è il fatto del patto di stabilità. Non possiamo spendere soldi appunto per non sforare questo patto scellerato. Una traccia importante potrebbe essere quella lasciata dai racconti dei testimoni, secondo i quali i due rapinatori parlavano con accento locale. Presumo che erano italiani, perché la risposta, anche locali, perché la risposta al mio richiamo, al mio allarme è stato in dialetto, mi hanno detto stati zitti. Andiamo avanti, è stato riaperto poco dopo le 11 il traffico sull'autostrada A24 in direzione Teramo all'uscita del traforo del Gran Sasso, rimasto bloccato per quasi un'ora dopo un violento incendio che ha distrutto un'autocisterna che trasportava prodotti a base di emulsioni bituminose. L'incendio, sviluppatosi per autocombustione del mezzo, è divampato intorno alle 9.45. Alle 11.10 rimossa la carcassa del mezzo pesante, il traffico è tornato regolare. Vediamo proprio le fotografie degli uomini dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. E adesso ci spostiamo all'Aquila. Il sindaco Massimo Cialente si dice contrario alla pubblicazione delle intercettazioni dopo il terremoto giudiziario provocato dalle inchieste Do Ut Des e Red Rationem. Vediamo. Io personalmente, ritengo, se fossi ministro della giustizia, difenderei assolutamente le intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché il paese si deve difendere. E rilascia il suo sfogo in consiglio comunale il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che si scaglia contro chi divulga le intercettazioni di un'inchiesta in corso d'indagine, criticando amaramente il clima di tensione sia politica che giudiziaria che si respira in città. Sanno tutti che si sta indagando sui lavori fatti a casa mia nel 2004, quando tutto pensavo alla vita, tanto che avrei fatto il sindaco. Lo scontro politico ci può stare di tutto. Ok, una cosa è se in questo scontro politico si utilizzano strumenti non leggi. Un clima al limite dell'esasperazione all'indomani la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche dell'ex consigliere comunale dell'Aquila Pierluigi Tancredi, coinvolto nelle inchieste giudiziarie sulla ricostruzione post-sisma Do Ut Des e Red Rationem. Tancredi è tornato alla ribalta delle cronache in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni che chiamano in causa proprio il sindaco Cialente e il suo ex capo di gabinetto Pierpaolo Pietrucci. A questo punto incomincio a dire, mi diranno perché non l'ho fatto e non l'ho detto finora, non l'ho detto perché non volevo far cadere la giunta Cialente e perché me li devo riservare come testimoni sia Cialente che Pietrucci. Così recita Tancredi nel corso della telefonata intercettata e poi pubblicata, ma il sindaco oggi in consiglio respinge al mittente ogni allusione, affermando di essere in attesa di un avviso di garanzia, notizia questa di cui in città si chiacchiera ormai da tempo in tutti i corridoi, così come afferma che l'indagine potrebbe riguardare i lavori per la realizzazione della metropolitana di superficie e di rapporti con l'imprenditore Eliseo Iannini. Un giornalista telefona a una persona che conosco e mi dice: ti sarebbe arrivato un avviso di garanzia. Si parlava da tempo di un'indagine sulla vicenda metropolitana, lo sapete, no? Sto a dire qualcosa di nuovo?
Dunque questo quanto accaduto all'interno del Consiglio Comunale dell'Aquila, che oggi avrebbe dovuto discutere il nuovo PRG, discussione che non si terrà e non si è tenuta perché, essendo stati prorogati i termini di legge per il varo del DUP, il Consiglio Comunale non terrà la seconda convocazione inizialmente prevista per giovedì 29, mentre il Presidente dell'Assemblea Carlo Benedetti ha annunciato che la discussione sul documento preliminare del nuovo PRG sarà fissato nella prossima seduta di prima convocazione. E adesso la sanità. Si è svolto questa mattina a Pescara il tavolo tecnico che ha sancito l'avvio presso l'ospedale civile adriatico della terapia subintensiva dedicata ai bambini affetti da malattie rare. Presenti al tavolo i vertici di ASL e Regione e anche il promotore dell'iniziativa Andrea Sciarretta, che è il papà di Noemi, la bambina affetta da SMA1. Andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Pescara ospiterà la terapia subintensiva per pazienti pediatrici affetti da patologie rare. Un grande traguardo che si apre in via sperimentale con due postazioni e con un cronoprogramma che prevede anche la formazione di personale specializzato. Questa mattina a presiedere al tavolo tecnico c'era l'assessore regionale Silvio Paolucci, il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Alfonso Mascitelli, il primario di pediatria dell'ospedale di Pescara dottor Giuliano Lombardi, il manager dell'ASL di Pescara Claudio Damario e il papà della piccola Noemi Sciarretta, promotore dell'iniziativa e noto per le sue campagne in favore del sostegno alle famiglie dei pazienti con patologie neurodegenerative. Ma intanto il progetto Noemi è un progetto molto più ampio, che parte da una situazione davvero molto difficile, familiare e chiaramente per Noemi stessa, ma che in realtà rappresenta una comunità di famiglie, di utenti, di bambini nel caso di specie che soffrono di malattie rare. Oggi l'incontro vuole determinare in modo concludente quali siano i meccanismi tecnici per garantire il personale adeguato una volta che si è scelto Pescara quale sede per erogare questa offerta, ritenendo peraltro Pescara una delle sedi appunto che sulla questione tra virgolette dell'offerta pediatrica così va a chiudere un ciclo vero e proprio dell'offerta. Un progetto ambizioso che necessita di diversi passi già stabiliti nel corso del tavolo tecnico di questa mattina e che impegnerà medici e personale medico anche fuori regione per apprendere dalle eccellenze del territorio italiano le pertinenze necessarie per il trattamento dei piccoli pazienti. Logicamente ora si va a lavorare sull'assistenza domiciliare, perché ricordiamo che nelle disabilità gravissime i genitori rischiano la perdita del posto di lavoro perché non c'è un personale in grado di gestire a casa, a domicilio, il bambino o il proprio caro. Quindi si deve intervenire anche su questo. Ora si partirà con la formazione. La cosa buona è che siamo riusciti a far entrare nel progetto il Gaslini di Genova. Il Gaslini di Genova si è comunque fatto avanti per dare il supporto alla formazione. È una grande cosa perché comunque dalla storia di Noemi, nata l'associazione Progetto Noemi, che quindi si muove verso questo percorso, si sta aprendo un centro di eccellenza in Pescara, in Abruzzo, però c'è ancora tanto da fare, è un inizio, però è già una grande cosa. E da questa mattina è al lavoro il tavolo tecnico tra Regione e sindacati per quanto riguarda i trasporti per definire l'accordo che riguarda il contratto, il nuovo contratto della TUA, la Società Unica del Trasporto Pubblico Regionale. Questo pomeriggio e nel corso di una conferenza stampa saranno diffusi i dettagli dell'accordo che è stato raggiunto. Intanto andiamo a sentire il servizio. Giornata conclusiva sul tema della fusione dell'azienda unica dei trasporti TUA. Da questa mattina sono riuniti i vertici della regione, Camillo D'Alessandro, consigliere con delega ai trasporti, sindacati e presidente TUA Luciano D'Amico, per definire gli ultimi dettagli che sanciranno finalmente l'accordo anche sul versante dei contratti, poiché fino ad oggi la difficoltà più grande era stata quella di armonizzare le diversità presenti tra dipendenti di GTM, ARPA e Sangritana in merito a orari lavorativi, stipendi e ferie. In più, tra le richieste dei sindacati ancora insoddisfatte, c'era quella relativa ai compensi dei manager che non avevano subito modifiche o riduzioni, come invece era stato chiesto ai dipendenti. Punto sul quale più volte era saltato l'accordo che si protrae dallo scorso mese di marzo. Nel pomeriggio verrà sottoscritto questo accordo e resi noti tutti quelli raggiunti per il nuovo inquadramento.
È stato presentato ufficialmente questa mattina a Teramo il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise. Il benvenuto ai componenti dell'organo politico-amministrativo è stato affidato all'assessore regionale Silvio Paolucci. Elisa Leuzzo. Presentato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il CDA si è insediato il 20 ottobre scorso e ha già provveduto ad eleggere il presidente nella persona dell'avvocato Manuela Di Pasquale, designata dalla Regione Abruzzo. Il lavoro che riguarda la crescita e lo sviluppo di questo istituto riguarderà il CDA nella forma collegiale, dove la presidenza c'è solo perché è per legge necessaria una figura che ricopra questo ruolo per delle competenze prettamente amministrative. In realtà poi il CDA è un organo collegiale e quindi tutte le scelte saranno prese collegiali. I due consiglieri sono il professore universitario Giampaolo Colavita, designato dalla Regione Molise, e il dottor Nicola D'Alterio, designato dal Ministero della Salute, consigliere uscente del precedente CDA e medico veterinario. Il primo obiettivo è quello appunto di dare un segnale chiaro e forte di voglia di mettersi a lavorare in maniera costruttiva, in una interazione chiara dei ruoli e delle responsabilità, ma a tutto campo, partendo dal personale alle problematiche più generali da un punto di vista amministrativo. Il rapporto Molise-Abruzzo come lo ha visto in questi anni e come invece dovrebbe essere? Per diversi aspetti in questi anni l'istituto si è un po' allontanato dal Molise, ma insomma oggi il Molise è vicino all'istituto, è qui, è vicino alle istituzioni che lo rappresentano e io davvero mi auguro vivamente che sia in Molise che in Abruzzo l'istituto possa tornare ad essere ancora un presidio fondamentale, un punto di riferimento forte. Nell'ultimo anno questa competitività forse fra le due parti importanti di questo istituto si è ingenerato proprio perché nascevano delle situazioni di non capire bene cosa dovesse fare l'uno e cosa dovesse fare l'altro, a prescindere dai torti o dalle ragioni di cui non parliamo perché oggi noi mettiamo un punto e guardiamo avanti. Adesso ci occupiamo del progetto Speedy, una piattaforma informatica per sancire l'accordo tra i paesi che si affacciano sull'Adriatico per stabilire la corretta applicazione della direttiva europea sulla VAS, la valutazione strategica ambientale. La cifra stanziata per questo progetto dall'Unione Europea supera i 2 milioni di euro. Vediamo. Un progetto europeo chiamato Speedy. Si tratta di una piattaforma informatica della quale la Regione Abruzzo si è resa capofila per la corretta applicazione della direttiva europea sulla valutazione strategica ambientale. Nel caso specifico si punta a creare una linea di comune accordo con tutti i paesi che si affacciano di fronte alle coste abruzzesi, in un'ottica che renda possibile attuare strategie condivise per il futuro. Con la presenza delle regioni Marche e Molise e di diverse realtà istituzionali della Croazia, della Serbia, dell'Albania e della Grecia, ecco che siamo riusciti a condividere una linea d'azione attraverso degli specifici e puntuali punti di convergenza per come muoverci in maniera uniforme. Il progetto prevede fondi stanziati dalla Comunità Europea con un capitolo dedicato alla Regione Abruzzo. Complessivamente il progetto finanziato dalla Comunità Europea è di 2 milioni e 400 mila euro, a beneficio della Regione Abruzzo vanno appunto 400 mila euro che vengono investiti per la realizzazione di questa, in primo luogo di questa piattaforma e di tutti gli altri eventi e investimenti collaterali. Si punta a creare una rete che possa rendere più forti le regioni anche a livello europeo, soprattutto in ambito decisionale, e così il progetto Speedy fa da apripista forte della battaglia tuttora in corso per bloccare la petrolizzazione delle coste. Certamente viene generata da un modo di approcciarsi al nostro mare che secondo noi non è più al passo con i tempi e soprattutto non corrisponde a quei criteri di massima e reale sostenibilità che noi vogliamo imprimere alla nostra regione, al nostro modo di intendere la regione Abruzzo.
Ed ora torniamo ad occuparci della situazione politica all'interno del Consiglio Comunale di Teramo. Dopo lo strappo consumatosi nella maggioranza con Fratelli d'Italia, che è uscita dal gruppo che sostiene il sindaco Maurizio Brucchi, il capogruppo Micheli torna ad attaccare il primo cittadino, reo di non aver saputo creare una squadra all'interno della maggioranza capace di condividere le scelte amministrative. Domani l'incontro con quindi i componenti del partito, la posizione di Fratelli d'Italia in quale sarà adesso al di fuori della maggioranza del Consiglio? Ma intanto se qualcuno pensa che noi siamo rivolti alle attenzioni del centro-sinistra si sbaglia, ma si sbaglia di grosso, anche perché noi siamo un partito di destra e non nel centro, dove è possibile che si stia o da una parte o dall'altra senza destare scalpore o scandali. Quindi noi siamo un partito di destra e restiamo a destra. L'appoggio nostro sarà un appoggio condizionato dalle proposte che questa maggioranza ci verrà di volta in volta rivolto in Consiglio Comunale. Noi non abbiamo rappresentanze in Giunta, non abbiamo rappresentanze negli altri enti, quindi la nostra attenzione è solamente rivolta alle delibere di Consiglio Comunale. Domani ci sarà un incontro del partito che dovrà parlare sì anche di questa tra virgolette presa di posizione, ma non sarà questo il tema principale. Noi non abbiamo messo in crisi nessuna amministrazione, anche perché i numeri ce ne hanno, hanno 19, si può amministrare fino a 16. Forse avete messo in dubbio le azioni di squadra che invece dovrebbero esserci? Ma intanto, a mio modo di vedere, come ha detto benissimo un altro consigliere, ciò che dovrebbe destare un po' di preoccupazione è che un partito di destra all'interno di una coalizione di centrodestra, dove i partiti dovrebbero essere a braccetto Forza Italia e Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, hanno visioni diverse. Questo forse è l'aspetto più importante politico. Però si continua a parlare solo di numeri e questo è spiacevole, cioè la politica non deve essere la conta dei numeri o dei consiglieri per amministrare, la politica deve essere un esame attento dei disagi che ci sono. Poi se invece la mattina ci si alza a pensare ne siamo 19, forse ne siamo 18, allora forse qualcuno non ha capito qual è il problema, non lo ha capito. Cambiamo argomento, si è svolta presso la millenaria abbazia di Santa Maria di Meiulano a Corropoli, in provincia di Teramo, sede del liceo aeronautico ed economico, l'annuale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico con la consegna dei diplomi ed il benvenuto ai nuovi studenti, il servizio di Antonio Recanati. Con l'arrivederci ai neodiplomati ed il benvenuto ai nuovi studenti si è svolta sabato scorso a Corropoli l'inaugurazione del nuovo anno scolastico del liceo aeronautico ed economico della Fondazione Val Vibrata College. All'interno della cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai ragazzi che hanno frequentato l'ultimo anno scolastico e le borse di studio agli studenti più meritevoli, un premio denominato della bontà per studenti che si sono distinti per il loro comportamento. È un momento molto importante quello di questa sera, perché segna la conclusione di un anno scolastico che è stato molto interessante, molto ricco di tante soddisfazioni per i nostri ragazzi e quindi per i loro docenti e quindi per la scuola nella sua interezza e collettività. Una cerimonia che è stata la testimonianza del grande senso di appartenenza dei componenti della scuola, famiglie, alunni e la Fondazione Val Vibrata College. Certo, siamo al decimo anno scolastico e questo è il quinto cerimonia riguardante sì l'inizio dell'anno scolastico, ma soprattutto sottolineare in maniera meritoria quanto anche quest'anno hanno fatto i ragazzi che si sono diplomati del corso, il corso ESUS primo. Questa è una scommessa che l'amministrazione comunale ha fatto 10 anni fa, siamo partiti da zero, insieme alla Banca Piceno Trentina abbiamo creato questa fondazione che gestisse questa scuola. Abbiamo messo a disposizione questa struttura che era rimasta inutilizzata nel corso degli anni e oggi possiamo dire che è veramente una bella realtà. Ed ora torniamo a Teramo per la presentazione del premio Il Faro.
Quest'anno abbiamo preso l'occasione di presentarlo questa settimana perché il primo circolo aderisce al secondo anno di una manifestazione molto importante che si svolge in tutta Italia, che si chiama Libriamoci, e per l'occasione l'inizio del progetto coincide con una settimana di attività all'interno di queste scuole, Zippillino e Lucidi, volte alla promozione della lettura. All'interno delle scuole praticamente come verrà sviluppato il progetto? Il progetto riguarda 3 giornate, il 27 e il 29 per la scuola primaria di Noi Lucidi e il 30 per la secondaria Zippilli. Per quanto riguarda la scuola primaria, l'iniziativa di Libriamoci della Noi Lucidi è titolata Cacciatore di libri, quindi è una caccia al tesoro alla ricerca e seguendo un fil rouge da libro a libro, che condurrà poi i bambini ad acquisire poi un attestato di esploratore nella giungla libresca. Per quanto riguarda la Zippilli, parliamo chiaramente di ragazzi più grandi e quindi avremo la Book Fairy Night, la serata dedicata alla letteratura gotica, e i ragazzi saranno impegnati in 2 momenti, il book sharing, quindi lo scambio dei libri e anche il lascito di un libro alla scuola, con la possibilità poi che questo libro lasciato ci sia indicato il nome del donatore, e poi la maratona di lettura che vedrà i ragazzi alternare momenti di lettura, momenti di musica, perché abbiamo anche una orchestra competente, e con testimonial che si alterneranno con i ragazzi. Adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano ed il Pescara che questa sera affronterà il Novara. Memusciai e Fornasier sono tornati nella lista dei convocati del tecnico Oddo. L'allenatore biancazzurro riproporrà il centrocampista albanese Zampano tra i titolari e pensa al tridente Cocco Caprari, la Padula. Dirigerà a Battista di Molfetta. Nella conferenza stampa pregara Oddo è stato anche sollecitato sul duello nel duello con il suo predecessore Marco Baroni, ora sulla panchina del Novara. Andrea Costantini. Per me parla sempre il campo, parla l'intensità con la quale si allenano tutti, quello che mi dimostrano, il farsi trovare pronti. È normale che se un giocatore va in panchina, entra male, sicuramente non giocherà quella la domenica dopo. Quindi l'unica maniera che hanno i calciatori, ma non solo quelli del Pescara, tutti, io l'ho capito dopo quando sono diventato allenatore, però è la verità, e il mio obiettivo è quello di far capire a questi ragazzi che comunque siamo un gruppo dove ci sono tanti giocatori forti e non è possibile giocare 42 partite su 42, ci si può alternare perché sono tutti bravi, e è l'unica maniera per conquistare o riconquistare una maglia titolare è quella di dimostrare in campo. Se dovesse rientrare Memusciai, un giocatore è il nostro capitano, il giocatore ha sempre giocato, quindi non è che si va a toccare quella che è l'intelligenza della squadra. Ma poi una cosa importante è che in questo momento stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello di riuscire a cambiare senza essere cambiati. E in questo momento è importante non fermarsi, prima cosa, perché poi abbiamo un ciclo di partite dove possiamo e dobbiamo raccogliere quei punti che ci consentono di avvicinarci ancora di più, e andiamo a affrontare una squadra che quest'anno ha speso tanto, è una grande squadra, perché non è che Novara si può nascondere dietro al fatto di aver preso giocatori importanti quest'anno. Sappiamo benissimo che in Serie B vinci 2 partite e sei lì, è esattamente quello che è successo fino a questo momento, abbiamo vinto 2 partite e siamo lì. Qui c'è solo una certezza, che io ho 2 anni di contratto, per il resto non conta niente, e non so neanche se li rispetterò, ma non perché qualcuno mi porterà via, perché magari potrei essere cacciato fra 2 o 3 partite, ma io non penso di essere all'altezza del Milan in questo momento.
e neanche di delle grandi squadre. Io ho fatto tanta esperienza, se non c'è riuscito uno con Milano, dice che ha 4-5 anni in Serie A e sta facendo fatica, figuriamoci se possa farcela io. Quindi in questo momento io devo crescere con il mio Pescara. Scendiamo adesso in Lega Pro. Dopo 6 giornate l'Aquila ha ritrovato la vittoria, superata 2-1 la Carrarese al termine dei 90 minuti tiratissimi della partita, in gol Triarico e San Domenico. Inutile il momentaneo pareggio dell'ex di turno Infantino. Sugli spalti pochissimi spettatori, meno 700, e resta la tensione tra tifosi e società. Il servizio di Gianmarco Menga. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Stavolta l'Aquila ritrova il successo tra le mura amiche dopo oltre un mese e mezzo di astinenza. Vittoria di cuore per gli uomini di Perrone, che hanno mostrato carattere e sacrificio. Su tutti il match winner della contesa, Salvatore San Domenico. Abbiamo visto un motorino oggi su quella corsia a sinistra, tra l'altro gli apprezzamenti di mister Perrone, che ti aveva chiesto nelle ultime settimane, soprattutto anche nella fase di ripiegamento, di mettere la stessa qualità che metti in attacco. Sì, ma il mister me lo chiede da tempo, però oggi secondo me abbiamo fatto bene tutta la squadra, perché abbiamo girato bene sia in fase difensiva che offensiva. Per la sfida alla Carrarese, quarta e ancora imbattuta in stagione, il tecnico Perrone si riaffida al 4-4-1-1 visto con il tutto cuoio. Unica novità in difesa, dove Sanni parte titolare in luogo di Bigoni. Si gioca davanti a poco più di 600 spettatori, dato sconcertante che ha lasciato di stucco la dirigenza aquilana. A fine primo tempo talmente affranta da paventare, forse un po' troppo precipitosamente, l'abbandono a Natale. La cronaca. 20 secondi e i padroni di casa si vedono subito in avanti. San Domenico aspetta la sovrapposizione di Di Mercurio, poi si accentra e lascia partire un siluro disinnescato in angolo. Risponde la Carrarese, minuto 7, Dettori scodella per l'ex di turno Infantino, si salva Zandrini di piede. Al nono, tempi maturi per il vantaggio. Gran schema su punizione dell'Aquila. Mancini, lob per San Domenico che si stacca dalla marcatura. Assist al centro per Vittorio Triarico, che in tap-in gonfia la rete e porta in vantaggio i rossoblù. Primo gol in campionato per il veterano Triarico, al quarto anno ai piedi del Gran Sasso. La doccia fredda è però nell'aria. Alla mezz'ora, su un rinvio lungo malinteso tra Maccarrone e Zandrini in uscita, ne approfitta Infantino, che ci mette la testa e pareggia i conti. Gol dell'ex Alfattori, come era già successo 2 settimane fa con Virdis del Savona. Ad inizio ripresa l'Aquila rischia addirittura di capitolare. Proprio Infantino, assist verticale per Giasè, diagonale che bacia il palo e grazie rossoblù. Nel momento di massima sofferenza però l'Aquila trova la forza per riportarsi in avanti. De Sosa si gira bene sul diretto marcatore, servizio per San Domenico che controlla, punta e calcia in diagonale, trovando l'angolino basso con l'aiuto di una deviazione. Nuovo vantaggio l'Aquila con il folletto di Secondigliano al terzo centro in campionato. San Domenico scatenato in campo aperto, al 60esimo sgroppata classica a sinistra, palla a rimorchio per l'accorrente Triarico, botta secca, troppo centrale, sfuma il 3-1. La Carrarese spinge a tutta ma senza sbocchi, al 78esimo l'ultima grossa chance per pareggiare è sulla testa di Kais, che devia la punizione tagliata di Dettori, trovando però il volo plastico di Zandrini in angolo. Nel recupero proteste per questo contatto tra Infantino e Manuel Mancini, ma i titoli di coda sono già in onda. Fischio finale 2-1 l'Aquila, vittoria pesante per classifica e morale. A fine gara l'allenatore rossoblù, Carlo Perrone. Abbiamo messo tanto cuore, come comunque ci è capitato anche in tante partite. E forse dal punto di vista della qualità del gioco abbiamo fatto molto meno possesso palla rispetto alle altre partite. Grazie a questi ragazzi, perché comunque è una bella risposta. Dopo tante belle partite e pochi punti, oggi abbiamo fatto una discreta partita, però abbiamo preso i 3 punti, che poi è il succo del calcio. Scendiamo in Serie D, bella prova di forza del Chieti che spaventa a domicilio il Fano. Alla squadra di Ronci è mancato soltanto il gol per imprecisione o per la bravura del portiere di casa. Nel corso della ripresa esordio per il neo attaccante teatino Di Nardo. Servizio.
Uno splendido Chieti, a cui è mancato solo il gol, ha saputo imporre il proprio gioco su un Fano in affanno, il cui bottino di un punto in tre gare è decisamente troppo poco per chi ambisce a fare il salto di qualità e con una condizione atletica che lascia molti dubbi, e si deve ad un super Ginestra decisivo in almeno quattro circostanze che ha negato la gioia del vantaggio ai ragazzi di Donato Ronci, il fatto che non ci sia stato un finale diverso che avrebbe potuto pesare in maniera più decisiva per la formazione granata. Un Chieti ben messo in campo con i due trequartisti Varone e Suriano a supporto dell'unica punta, Dos Santos, con un modulo che si trasformava in 3-4-3 in fase di possesso palla, che ha dimostrato di poter dire la sua in questo campionato. Parte invece dalla panchina di Nardo, ultimo arrivato in casa neroverde, per entrare poi nel corso della gara. La formazione ospite è subito pericolosa al secondo minuto, con Suriano in dialogo con Dos Santos, che solo a tu per tu con l'estremo difensore di casa si vede chiudere la porta in disperata uscita. Un primo quarto d'ora tutto sommato equilibrato, con il Fano che si affaccia solo al 17° dalle parti di Fatone senza impensierire troppo. La parte finale del primo tempo sembra essere favorevole ai locali, con Fatone che alza sopra la traversa una palombella di Borrelli. La ripresa vede un Chieti scoppiettante, vivace, fisicamente superiore agli uomini di Alessandrini. Il tecnico di casa allora decide di mandare in campo Chiacchiarelli al posto di un Borrelli in condizione non ottimale, ma è sempre il Chieti a rendersi pericoloso. All'ottavo Ginestra respinge con i piedi una rasoiata di Suriano e poco più tardi si ripete, parando in due tempi, un tiro insidioso di Dos Santos. Al 17° esordio di Di Nardo al posto di Suriano e un minuto più tardi c'è un sussulto del Fano con un tiro di Chiacchiarelli neutralizzato in doppia battuta da Fatone. I padroni di casa vanno in debito di ossigeno mentre i neroverdi appaiono in salute. Al 20° è Massimo a sfiorare la rete, ma ancora una volta è un ottimo Ginestra a chiudere la saracinesca, ripetendosi un paio di minuti più tardi in uscita su Dos Santos. In campo sembra esserci una sola squadra. Alla mezz'ora Di Nardo cicca clamorosamente un invitante traversone dalla destra di Del Grosso e subito dopo è Varone ad impensierire il numero 1 granata. Ma l'occasione più ghiotta gli ospiti la costruiscono al 40° con Massimo, che si trova tra i piedi il pallone pronto a calciare a botta sicura, mancando però il bersaglio e mandando la sfera fuori. Il Chieti esce tra gli applausi, dando a Ronci la consapevolezza di avere tra le mani una formazione capace di dettare il gioco anche con le grandi. Per il Fano un mezzo passo falso, con alle porte una difficile trasferta a Teramo al Bonolis contro il San Nicolò, oggi seconda forza del campionato. E proprio del San Nicolò andiamo a parlare adesso. Nel derby con il Giulianova la partita è finita 0-3 per i teramani, che come avete sentito salgono al secondo posto. Paolo Renzetti. Vola il San Nicolò, che passa agevolmente anche al Rubens Fadini, conquistando la quinta vittoria consecutiva che vale il secondo posto in classifica. La scalata alla vetta è probabilmente solo rinviata, perché giocando come oggi con i giallorossi sarà davvero difficile per tutti fare risultato con la formazione di Massimo Epifani. Pomeriggio ancora una volta amaro e da dimenticare per i giallorossi, che ora dovranno iniziare a preoccuparsi con una posizione di classifica che non fa dormire sonni tranquilli. Ospiti in campo con una inedita maglia granata che alla fine risulterà profetica. Al sesto si vede subito il San Nicolò con Merlonghi che impegna in calcio d'angolo Zaccagnini. Passano due minuti, ancora Merlonghi si ritrova tutto solo davanti al portiere Giuliese, che lo ipnotizza respingendo ancora la conclusione dell'atleta teramano. Il Giulianova appare in difficoltà e così gli ospiti cercano di approfittarne continuando ad attaccare. Dei giallorossi nessuna notizia, con gli ospiti a fare la gara, i padroni di casa a difesa della loro metà campo. E così è una logica conseguenza il vantaggio del San Nicolò, che arriva alla mezz'ora quando Massetti crossa a centro area per Margarita, che non ha problemi ad infilare Zaccagnini. I padroni di casa protestano per una posizione di fuorigioco di Massetti, con il direttore di gara che convalida senza esitazioni. Per l'ex teramano è la settima rete stagionale. La differenza di valore in campo appare evidente. Ai giallorossi non basta la buona volontà, con la formazione teramana a controllare senza problemi, trovando poi al 41° anche un colpo di testa fuori misura dell'onnipresente Merlonghi. La ripresa si apre come il primo tempo e con gli ospiti pericolosi.
Al terzo Massetti chiama al salvataggio in angolo Zaccagnini. Sugli sviluppi del corner Margarita ispira Merlonghi, che questa volta non sbaglia segnando il gol del 2-0. Al nono si vede per la prima volta la squadra di casa con Giampaolo, che in area ospite vede la sua conclusione murata da Brighi, e il segnale che per il Giulianova non è giornata. I padroni di casa però non si arrendono e al quindicesimo è Cerasi a sfiorare il palo dai 20 metri. La squadra di Francesco Giorgini preme, al ventesimo De Iorio si divora il gol del 2-1. Anche la dea bendata volge le spalle a Ferrante e compagni, che rispetto al primo tempo sono però più vivi, ma che subiscono poi al 32esimo il terzo gol ancora dello scatenato Merlonghi, che con un tiro violento non lascia scampo a Zaccagnini. Gara in ghiaccio per gli ospiti, che rischiano al 35esimo con un tiro cross di Ranieri, che sorvola di poco la traversa prima del palo su punizione al 47esimo di Lazzarini. Per il San Nicolò è un successo che vale davvero oro. È tutto per questa prima edizione del TG6, io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, invece tra pochissimo ci sarà il TG6 L'Aquila. Grazie per averci seguito e buona giornata.